Vedete bene come si scrive, perché quando i proprietari mi parlano di come si pronuncia, mi dicono sempre: ma non so, a quella cosa, la malassenzia, la massezia, ma allora si chiama così perché il signore che l'ha scoperta di cognome fa Malassez, e quindi se l'avessi scoperta io sarebbe Lortaldia, ma l'ha scoperta Giusto. Malassez ed è la malassezia. Quindi vediamo quando e perché può diventare un problema. Perché inizialmente dobbiamo valutare un discorso: è un problema o no avere la malassezia? Quando lo diventa seriamente? La relazione di questa sera si concentrerà su quattro, diciamo, parti. Nella prima vediamo bene chi è il nostro agente responsabile, quindi questa malassezia cos'è e quali sono i fattori predisponenti perché si generi una sovraccrescita e si crei un'infezione, quali sono i quadri clinici principali nel cane e nel gatto, come si fa la diagnosi e qual è la terapia più indicata alla luce delle linee guida internazionali. Allora, malassezia, per quanto riguarda le specie, ne sono state descritte almeno 18, ma sono sicuramente molte di più. E microscopicamente è un lievito che appare come una cellula, ovoidale. Non so se vedete il mio mouse che si muove sullo schermo. Sì, lo vediamo. Ok, perfetto. Questo è uno dei lieviti. Potete vedere che ha, nel momento in cui si riproduce, ha questa gemmazione con la cellula figlia che esce da un lato solo. Si parla di una riproduzione monopolare, in questo caso a base larga, che fa assumere al lievito questa forma di, potremmo definirla nocciolina americana, piuttosto che impronta di scarpa. Comunque vedremo quali possono essere, o piccola matrioska, quindi quali sono le sembianze che più vi piacciono per definire questo agente eziologico. E altrimenti, quando non si sta riproducendo, appare come una cellula ovoidale o cilindrica. Abbiamo pochi test che ci permettono di identificare la malassezia. Può essere la specie, diciamo, con cui abbiamo a che fare. Può essere utile in questo caso, se proprio vogliamo essere precisi precisi, fare un sequenziamento del DNA che ci permetterà di identificare la specie con precisione. Poi, ai fini della terapia, non è che cambi molto. Dunque, malassezia viene trasmessa dalla madre, quindi la cute dei cuccioli viene colonizzata, oh, pardon, viene colonizzata nei primi giorni attraverso le cure parentali, quindi il leccamento, il lambimento, il contatto. Nel cane abbiamo a che fare prevalentemente con malassezia pachydermatis, che è un normale abitante di cute e mucose sane. Quindi la presenza di malassezia nel cane è assolutamente normale. Diventa un problema quando l'equilibrio si rompe e la malassezia si riproduce in maniera eccessiva. Nel gatto abbiamo invece a che fare prevalentemente con malassezia pachydermatis, ma abbiamo anche spesso la presenza di malassezia nana, quindi un'altra specie che vive prevalentemente nel canale auricolare, e malassezia sloffie nel letto ungueale. Parlavamo di una popolazione residente in equilibrio che prolifera e diventa patogena proprio sotto l'azione dei fattori predisponenti che andremo a vedere tra poco. Tengo a sottolineare nuovamente come malassezia si comporti nel soggetto sano come un commensale, cioè il suo comportamento biologico è in perfetto equilibrio con l'animale che la ospita. Non ce n'è troppa, non ce n'è troppo poca e il lavoro che fa è assolutamente fisiologico. Vive sulla superficie cutanea, quindi sui corneociti, che sono lo strato più superficiale dell'epidermide, e la sua proliferazione eccessiva viene nell'animale sano controllata da diversi fattori: la desquamazione cutanea, quindi numerosi corneociti che vengono persi normalmente, i lipidi della pelle che hanno un effetto fungistatico, e poi le difese del sistema immunitario innato. Gli AMP sono i peptidi antimicrobici, delle sostanze prodotte dal nostro organismo che hanno una funzione antibiotica, antibatterica, la transferrina, il complemento. Importante nuovamente questo concetto: il commensale in perfetto equilibrio nel soggetto sano diventa un patogeno opportunista. Quindi, quando le difese dell'ospite sono compromesse,
e possiamo parlare di difese fisiche, chimiche o immunologiche, si ha quella che viene definita una sovraccrescita di questo lievito. Le cose che sappiamo di Malassezia le sappiamo soprattutto per gli studi effettuati nel cane. Malassezia è in grado di produrre delle sostanze che adesso andiamo ad esaminare una per una. Abbiamo innanzitutto le lipasi. La lipasi è un enzima che altera la composizione del sebo. Questo causa la produzione di acidi grassi liberi, che sono intanto responsabili del cattivo odore che spesso sentiamo nei cani che hanno otite o dermatite alla Malassezia, classico odore di grasso rancido. Provocano poi irritazione cutanea, ma anche la produzione di nuovi nutrienti che verranno utilizzati dal lievito. La fosfolipasi è prodotta dal 93% dei ceppi di Malassezia e causa infiammazione. Lo zimogeno è invece una tossina presente nella parete cellulare del lievito ed è in grado di attivare il sistema immunitario attraverso il complemento. Questo causa infiammazione e prurito. Abbiamo poi proteasi che inducono prurito direttamente agendo sulle terminazioni nervose libere. E fondamentale per quanto riguarda soprattutto l'otite esterna, Malassezia è in grado di produrre biofilm. Il biofilm non è nient'altro che una gelatina formata da strati sovrapposti di lieviti avvolti da matrice extracellulare. La Malassezia nei nostri animali può anche agire come un allergene. Infatti, i soggetti affetti da dermatite atopica possono avere elevati livelli di immunoglobuline E dirette contro la Malassezia. Invece, i soggetti che non sono atopici, quindi soggetti non malati, anche in presenza di una dermatite da Malassezia, non presentano livelli elevati di questi anticorpi antimalassezia. Nel cane sono stati identificati gli allergeni maggiori, che sono capaci di essere riconosciuti da più del 50% dei cani allergici, e l'identificazione di questi allergeni maggiori ci permette di inserirli nell'immunoterapia. Per quanto riguarda i fattori predisponenti, sicuramente un'elevata umidità. L'elevata umidità può essere ambientale, ad esempio, non so, nei cani che magari passano molto tempo nell'acqua o in climi caldo-umidi, ma anche i siti anatomici che tendono a essere più umidi rispetto alle altre parti del corpo, quindi le pieghe cutanee, pensate alla piega del bulldog francese, quella del muso ad esempio, ma anche il canale auricolare, che è una zona che tendenzialmente è più umida del resto del corpo. Ci sono poi importanti predisposizioni di razza, sia nel cane che nel gatto. Nel cane, nel West Highland, Basset Hound, i Cocker Spaniel americano, lo Shih Tzu, il Setter inglese, il Bassotto, il Labrador Retriever, il Boxer, Barboncino, Pastore tedesco e l'Australian Silky Terrier. Nel gatto, razze prevalente nude o quasi nude, quindi Sphinx e Devon Rex. In questa diapositiva vi rendo edotti su come è fatto un Australian Silky Terrier, che quindi è chiaramente uno Yorkshire che vive in Australia, perché pensavo di trovarmi di fronte chissà che strano cane, ma è un cane assolutamente... mi sembra di averlo già visto altre mille volte, in sostanza. E per quanto riguarda i fattori predisponenti, importantissimo la presenza di malattie concomitanti. Tutte le malattie allergiche possono causare una sovraccrescita da Malassezia. Allo stesso modo, le malattie ormonali, malattie endocrine come ipotiroidismo, ad esempio ipercorticosurrenalismo, possono causare l'insorgenza di dermatiti seborroiche in cui il lievito prolifera. Malattie parassitarie, disordini della cheratinizzazione e la dermatite zinco-responsiva. Anche precedenti terapie prolungate con cortisone possono avere nell'animale un effetto rebound con un iniziale controllo del lievito, ma che poi prolifera in maniera eccessiva. Questo non vale invece per gli antibiotici. Sicuramente tra i fattori predisponenti abbiamo la presenza di un numero maggiore di nutrienti e di fattori di crescita. Questi nutrienti e fattori di crescita spesso vengono prodotti quando c'è nella pelle un'associazione tra una dermatite di Malassezia ed una piodermite, quindi una dermatite causata da un'infezione batterica. Perché gli stafilococchi producono fattori di crescita che sono utili per entrambe le popolazioni
e il microambiente viene alterato in maniera tale da favorire lo sviluppo sia dei batteri che dei lieviti che spesso viaggiano in coppia. E questo è un esempio. Qui abbiamo sicuramente una quantità elevatissima di batteri, ma come vedete, più scuri ci sono anche le nostre noccioline americane, quindi i nostri lieviti. I segni clinici nel cane. Allora, malassezia è molto molto pruriginosa, quindi il prurito è un segno chiave nella dermatite da malassezia come nell'otite da malassezia, proprio per le sostanze che vi ho elencato prima e che per la maggior parte, oltre all'infiammazione, causano anche il prurito, le proteasi, la lipasi, la fosfolipasi. La cute è caratterizzata da eritema, quindi arrossamento, presenza di scaglie giallo-arancioni, ha questo aspetto grasso ed è decisamente maleodorante. Questo è quello che vediamo prevalentemente nel paziente acuto. Mentre nel paziente cronico, quindi malato già da un po' di tempo, notiamo sempre cattivo odore, cute grassa, ma la cute è più scura, quindi abbiamo iperpigmentazione e più spessa, lichenificazione cutanea. Le aree più colpite sono il muso, le zampe, con particolare predilezione per gli spazi interdigitali che spesso appaiono arrossati e sono infatti le zone dove l'animale atopico con sovraccrescita da malassezia tende a leccarsi in maniera maggiore. L'addome, importante la parte ventrale, che quindi è la parte sotto del collo, e tutte le pieghe cutanee, quindi zone in cui l'umidità è maggiore. Malassezia può dare anche paronichia, quindi l'infiammazione del letto ungueale con eritema, edema, quindi gonfiore, e l'unghia che assume questa colorazione rosso-marrone. Quindi quando vedete l'unghia del vostro cane, che prima era bianca e poi in concomitanza con il leccamento del cane comincia a prendere un colorito rosso-marrone, dovete sospettare una pododermatite da malassezia. E poi importantissima l'otite da malassezia, caratterizzata da prurito, da eritema e dalla presenza di cerume brunastro. Queste sono alcune immagini. Questo è un animale affetto da una dermatite da malassezia importante. Questo è un West Highland White Terrier. I tipici West Highland che noi vediamo sono belli di sopra, quindi bianchi col pelo, e sotto c'è sempre questo disastro qui, quindi con iperpigmentazione, lichenificazione, eritema, chi più ne ha più ne metta. Questa è una piega cutanea, quindi una plica facciale, in cui oltre all'umidità causata dalla vicinanza tra queste due lembi di cute abbiamo anche la lacrimazione che la aumenta e quindi favorisce la proliferazione di malassezia. In questa foto possiamo vedere una cute di un paziente probabilmente in una fase acuta della malattia con eritema e presenza di scaglie giallo-arancioni. Questo invece è un paziente che ricordo bene, che aveva una dermatite spaventosa. Questa era una complicanza di una dermatite atopica e c'era presente sia sovraccrescita di malassezia che follicolite batterica, ma presente da qualcosa come 7-8 mesi, quindi iperpigmentazione e lichenificazione cutanea. Questa è una apparentemente banale pododermatite, ma che può essere estremamente fastidiosa per il cane se non trattata. E soprattutto le dermatiti da malassezia e le infezioni vanno eliminate assolutamente quando iniziamo un trial diagnostico per allergia alimentare o per dermatite atopica, perché noi dobbiamo valutare il prurito nel momento in cui non sono più presenti le sovrainfezioni. Quindi anche questa dermatite da malassezia è da eliminare. Ecco quello che vi dicevo: in caso di una paronichia, cioè l'infiammazione del letto ungueale, l'unghia assume questo colorito bruno scuro. In questo caso, quello che potete notare invece nell'immagine di destra è che il cane era inizialmente affetto da paronichia da malassezia e a seguito del trattamento la porzione di unghia sana ha cominciato a crescere, quindi la parte rosso-brunastra si è spostata verso la parte più distante. Altri due esempi relativi all'otite, quindi eritema e materiale. In questo caso è un po' più chiaro, normalmente è un po' più scuro, ma anche questa era un'otite da malassezia, e questa è un'otite cronica. Anche qui vedete eritema versus iperpigmentazione, lichenificazione, anche iperplasia
del canale, quindi a volte non si riesce neanche ad entrare in queste orecchie. Nel gatto, prima di parlarvi dei segni clinici, vorrei parlarvi un attimo di quelle che sono le malattie associate, perché mentre è comunissimo avere cani con dermatite da malassezia, è un po' più raro avere gatti che hanno questo problema. Quindi le malattie allergiche sicuramente possono portare ad avere questo tipo di problema. E qui ho abbreviato, ma la dermatite allergica alla saliva della pulce, la reazione avversa al cibo, meglio nota come allergia alimentare, e la FAS sarebbe la Feline Atopic Skin Syndrome, o meglio, la dermatite atopica del gatto. Quindi in questo caso, in pazienti allergici, la dermatite da malassezia, perdonatemi, l'infezione da malassezia si manifesta attraverso dermatite e otite esterna. Abbiamo poi un altro caso particolare, che è la dermatite facciale idiopatica felina, tipica del gatto persiano e dell'himalayano, che vedremo dopo nelle immagini. L'acne felina, quindi la presenza di comedoni e di punti neri localizzati sul mento, l'alopecia paraneoplastica felina è una malattia, o meglio, un quadro clinico associato alla presenza di carcinomi, del fegato, dei dotti biliari, dell'intestino e del pancreas, in cui la cute del gatto appare una volta perso il pelo, lucente e molto sottile. Ed è un aspetto veramente tipico, poi nelle foto vedrete che è molto diverso da quello che ci capita di vedere nel cane, ma anche nei gatti allergici. E poi negli animali che hanno un timoma e che come conseguenza è associato a questa sindrome paraneoplastica hanno una dermatite sfogliativa, quindi una dermatite caratterizzata dalla presenza di grosse scaglie, abbiamo spesso una sovraccrescita di malassezia. Anche nel gatto il prurito può essere un segno importante, ma non è sempre severo come lo è nel cane. Possiamo avere anche nel gatto la presenza di eritema e scaglie cutanee, la presenza di una dermatite seborroica con o senza interessamento del letto ungueale, quindi la paronicchia può essere presente o meno. La cosa, particolare è che nelle razze predisposte, quindi lo Sphinx, che è il gatto nudo, tanto per intenderci, e il Devon Rex, che è un suo parente molto stretto con un po' più di pelo, possiamo avere questo quadro clinico, ma spesso il prurito è assente, quindi loro hanno imparato un po' a convivere con la malassezia. In questa immagine possiamo vedere un esempio di dermatite seborroica in un gatto allergico. Vedete, queste scaglie, che sono scaglie adese, e la cute dell'animale in questo caso è, decisamente untuosa e appiccicosa ed emana un forte cattivo odore. Questo è un gatto allergico che ho in terapia in questo momento, sta rispondendo molto bene, abbiamo iniziato anche una dieta ad eliminazione e in prima presentazione aveva anche una grave otite che adesso sta rispondendo bene alla terapia. Ecco un gatto con otite. Mi fa piacere sottolineare come nella figura di destra abbiamo sia otite della malassezia, ma fate attenzione alle lesioni localizzate vicino all'occhio, perché come vedete dallo stop, questo è probabilmente un gatto persiano e molto probabilmente parente di quest'altro gatto che ha la dermatite facciale idiopatica. Quindi questa è caratterizzata da lesioni simmetriche, con scaglie e materiale fortemente adeso alla cute, difficilissimo da rimuovere meccanicamente con le garze, eccetera. Spesso, ha come base, una sovraccrescita sia di lieviti che di batteri, ma risponde molto bene alla terapia immunosoppressiva con ciclosporina. Questo è un acne andelmento, in realtà peli non ce ne sono già più. La cosa carina è che dal punto di vista dell'esame istopatologico si è ritrovata la malassezia sia sulla superficie della pelle che all'interno dei punti neri. E questa è una paronicchia in un gatto, quindi materiale brunastro adeso alla parte più prossimale dell'unghia. Queste sono situazioni che se le vedete in uno Sphinx possono essere considerate quasi normali, quindi non vi spaventate. Questa è la sindrome paraneoplastica da carcinoma epatico dei dotti biliari.
Vedete, i peli sono completamente venuti via e la cute ha in questo momento questo aspetto lucente e molto molto sottile. Quindi se avete un gatto che vi viene presentato o se siete voi proprietari di questo gatto, correte dal veterinario perché è necessario sicuramente fare degli approfondimenti maggiori rispetto a quello che vi può dire magari la clinica relativa alla parte dermatologica. Questo è un animale che necessita di un approccio internistico. Due parole sulla diagnosi. Allora, la diagnosi di malassezia, dermatite e otite da malassezia è molto semplice, perché è sufficiente effettuare un esame microscopico di campioni che possono essere ottenuti in tre modi. Col nastro adesivo trasparente, che è il modo migliore per campionare la cute e gli spazi interdigitali, con un raschiato superficiale ci permette di campionare l'unghia e poi con il tampone cotonato, cotton fioc tanto per capirci, che è perfetto per tamponare il canale auricolare. Questi campioni vanno colorati con il comunissimo Disquick, che è un Wright Teams modificato, quindi con il fissativo, il rosso e il blu. In queste immagini vi mostro come si fa un campionamento con il nastro adesivo, quindi si prende una porzione abbastanza grande di nastro adesivo, la si comprime dolcemente 4-5 volte sull'area interessata. Il nastro adesivo, avendo già il fissativo, può essere immerso, diciamo, una decina di volte solo all'interno del blu, dei nostri tre coloranti, steso poi su un vetrino portaoggetto e osservato al microscopio. Questo è quello che facciamo invece per la paronichia, quindi con il bisturi andiamo a grattare via un po' della parte bruno scura dell'unghia e poi spalmiamo quello che abbiamo raccolto come il burro sul pane su un vetrino che andremo poi a colorare. In questo caso con tutte e tre le componenti del nostro DeepQuick. E questo è un tampone auricolare, quindi il tampone va inserito all'interno del canale auricolare, ruotato leggermente e poi fatto rotolare su un vetrino e bisogna evitare di schiacciare o di strisciarlo, è meglio farlo rotolare. Per risparmiare vetrini, orecchio destro a destra, orecchio sinistro a sinistra. Quindi noi abbiamo preparato i nostri campioni, cos'è che a questo punto però possiamo vedere in questi vetrini? Situazioni, diciamo che possiamo definire normali, quindi con un lievito magari 2-3, e situazioni di sovraccrescita importante, quindi nello stesso campo immersione possiamo vedere un numero elevatissimo di lieviti. Qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o ce ne saranno 40, ok? Ma ce ne sono anche molti di più spesso, eh? Il tutto va comunque sempre correlato al quadro clinico. Ci sono anche animali che hanno una sovraccrescita da malassezia, ma che non sono assolutamente sintomatici e per i quali la sovraccrescita è un riscontro casuale, quindi sta un po' a noi decidere se trattarli o meno. Però in genere non vengono portati per quel problema lì. Però magari mentre facciamo tanti esami sulla pelle, facciamo una citologia auricolare e troviamo tanti lieviti. Per quanto riguarda la terapia, può essere sia topica, quindi applicata localmente, o sistemica, quindi somministrata per bocca. Perché la terapia topica è appropriata? Perché abbiamo detto che la malassezia prolifera sullo strato corneo, che è lo strato più superficiale dell'epidermide. Quindi noi mettendo i prodotti, quello è il primo strato che viene a contatto con il nostro prodotto. Se abbiamo invece un animale che assolutamente non collabora, o in caso di un insuccesso terapeutico con la terapia topica, possiamo cercare di trattare il lievito per bocca. Per quanto riguarda l'otite esterna, si utilizzano dei prodotti antifungini a base di prodotti azolici applicati localmente. Possono essere messi tutti i giorni, una o due volte al giorno, oppure prodotti che contengono terbina fina. E la terbina fina ci permette di applicarli settimanalmente oppure una volta al mese. Ecco, veniamo un po' nello specifico, la terapia topica. Io ho utilizzato le linee guida, quindi di consenso internazionale, per la terapia della malassezia. Quindi questo è quello che vedete, sono le cose che obiettivamente funzionano. Quindi
uno shampoo a base di clorexidina al 2% e miconazolo al 2%, uno shampoo comunemente in commercio, va applicato due volte a settimana per 4 settimane, lasciando a contatto 10 minuti prima del risciacquo. Quindi i 10 minuti di contatto sono fondamentali per l'azione contro il lievito, ma contro qualsiasi microorganismo voi andate a trattare. Una scarsa evidenza c'è per uno shampoo a base di clorexidina al 3%. Io quello che consiglio di fare è che nei giorni in cui l'animale non fa il bagno è possibile utilizzare delle salviette medicate che contengono in questo caso climbazolo per passare tutti i giorni le pieghe cutanee e o gli spazi interdigitali, quindi nei giorni in cui il bagno non viene fatto, per non lasciarlo fuori terapia, diciamo a questo punto 4 giorni a settimana. Per quanto riguarda la terapia sistemica, l'itraconazolo è il farmaco di prima scelta nel cane perché è meno tossico rispetto a tutti gli altri farmaci, quindi al chetoconazolo, che spesso ha effetti collaterali come vomito, anoressia, letargia, diarrea, che sono abbastanza frequenti. L'itraconazolo va somministrato con questo dosaggio, quindi 5 mg per chilo, per bocca, una volta al giorno, se vogliamo fare una terapia prolungata, oppure se vogliamo fare una terapia pulsatile 2 giorni consecutivi alla settimana. È anche definita come weekend therapy, quindi si può dare ad esempio sabato-domenica. L'itraconazolo è anche la prima scelta nel gatto. Il dosaggio è lo stesso, quindi 5 mg chilo, può essere dato una volta al giorno oppure a settimane alterne per 6 settimane. Per quanto riguarda gli altri prodotti, il fluconazolo è stato valutato al dosaggio di 5-10 mg chilo per bocca ogni 24 ore e la terbinafina, che ha un dosaggio più elevato, quindi 30 mg chilo per bocca ogni 24 ore, anche se la concentrazione nello strato corneo negli studi effettuati era un pochino dubbia, non si capiva se fosse abbastanza. Io poi, per quello che devo dirvi, non l'ho mai usata per la terapia sistemica perché ho sempre avuto successo con l'itraconazolo. Vedo però che per la terapia topica è eccezionale. Fondamentale sicuramente la prevenzione. Cosa significa prevenzione? Significa che se io so che se il mio cane ha un'allergia alimentare o una dermatite atopica, senza andarci a cercare le malattie devastanti del gatto, e io ho sotto controllo l'allergia alimentare o la dermatite atopica, tutte le ricadute di dermatite da malassezia che il mio animale ha avuto negli anni spariranno, e non per magia, ma perché sono state approcciate bene le malattie predisponenti. Quindi l'otite ricorrente da malassezia significa allergia non riconosciuta o non controllata. Quindi al di là di questa cosa che è ovviamente importante, cioè identificare la malattia predisponente, se proprio vogliamo, abbiamo un animale, ad esempio, come un Basset Hound, che è un animale che tendenzialmente è un'unica piega ambulante e tende ad avere una popolazione di lieviti elevatissima, possiamo tentare la terapia topica 2 volte a settimana, dell'itraconazolo per bocca a 5 mg chilo 2 giorni a settimana, ricordandoci però, e come vedremo dopo, che è stata già segnalata l'insorgenza di resistenza nei confronti dei prodotti azolici da parte della malassezia. Quindi queste terapie pulsatili o terapie prolungate possono causare delle modifiche genetiche nel lievito, che a quel punto non è più sensibile al farmaco e ci costringe poi a utilizzare altre alternative. Per quanto riguarda l'otite esterna, siccome, come vi ho detto, è sempre associata all'infiammazione legata sì al lievito ma anche all'allergia che ne causa poi la proliferazione, il controllo dell'infiammazione con idrocortisone aceconato applicato 2 giorni consecutivi a settimana all'interno del canale auricolare, quindi una terapia proattiva che cerca di mantenere la patologia sotto controllo e non riparte con 8.000 terapie una volta che c'è ogni ricaduta importante, ci permette di controllare l'otite esterna con ottime percentuali di successo. Questa slide è giusto per farvi capire come la resistenza ai farmaci antifungini sia già stata segnalata. Quindi c'è un lavoro su Veterinary Dermatology del 2020 dei colleghi Cano e Tanagata che ha dimostrato proprio una modifica di un gene
viene alterato e non risponde più all'itraconazolo. Poi Vercelli e Corona hanno mostrato, questi sono studi dei nostri cervelli italiani, l'efficacia di una soluzione al 20% di lattoferricina contro ceppi di malassezia, questo però in vitro, siamo ancora in una fase un po', diciamo, sperimentale, e poi è pericolosa per l'uomo, insomma, è stata identificata nei reparti di terapia intensiva neonatale, perché gente che lavorava nel reparto dei neonati, proprietari di cani sani, hanno trasmesso la malassezia ai neonati, quindi hanno causato una malattia importante. E infine, siccome tutti, ognuno dice la sua sul nostro simpatico lievito, quindi nocciolina americana, impronta di scarpetta, piccola matriosca, anch'io mi sono permesso di dire la mia, siccome ho una certa età, quindi sicuramente sapete chi sono questi signori, secondo me, insomma, le forme femminili di queste creature potrebbero essere delle malassezie, ma perché no anche i maschi? E con questo vi ringrazio per l'attenzione e sono felice di rispondere a eventuali domande. Ah, fantastico, fantastico, Christian, davvero. Allora, io vorrei fare una piccola precisazione, ma semplicemente per dare maggiore enfasi ad alcune parole, alcuni termini che vorrei far notare che il dottore ha utilizzato, la sovracrescita di malassezia, se magari a qualcuno è sfuggito questo fatto, non parla di patologia, ma parla appunto di sovracrescita, perché la malassezia c'è. Quindi pesate bene, riascoltatelo poi questo webinar, perché è fondamentale, perché ha dato veramente le giuste definizioni, finalmente oserei dire, perché abbiamo veramente voluto tantissimo questo webinar, proprio perché spesso e volentieri ci sono cani che continuano a ricadere all'interno di queste situazioni, e ha ben spiegato il motivo. Il motivo è che c'è qualche cosa sotto che continua a farlo fare. E quindi la malassezia c'è, e quindi non si può fare altrimenti, bisogna tenersela. E poi può appunto diventare un problema. Quindi grazie Christian per queste tue precisazioni. Grazie. Allora, visto e considerato che ci sono molte domande, ma ci sono anche delle domande che provengono dall'evento, belli barbapapà, sì, i barbapapà dice erano bravi, questi invece la malassezia invece è cattiva. Adesso io andrei prima a dare la precedenza a coloro che hanno fatto la domanda quando è stato creato l'evento, quindi veramente tantissimo tempo fa. Aspettate, magari vi condivido io lo schermo. Oggi condivido io lo schermo. Wow, che emozione! Allora, condividi lo schermo, condividi una finestra, anzi, una scheda Chrome qua, ok. Condivido io. Sto condividendo, lo vedete? Sì, un pochino perché è un po' troppo piccolino. Adesso così, ok. Ditemi se lo vedete meglio. Allora, la prima domanda era: il mio cane si gratta in continuazione, ha una ciste sulla testa grossa come una nocciola che si sposta e ha delle macchie sotto la pancia e uno sulla coscia che mi pare diversa dalle altre, molto pruriginosa. Tutte cose a cui non sa dare risposta. Sono di Torino ma abito in Sardegna, per questo che te l'ho fatta, che te l'ho detto a Christian, che tu sei a Torino o comunque lì vicino, ma lui è in Sardegna, per cui non so come potrei farla visitare da lei. Potrebbe risolvere questi problemi mai risolti, nonostante abbia fatto moltissime visite. Quindi Manuela Frigerio, cosa può fare? Magari scriverti via mail, cosa dire? Sì, ecco. Perché magari con un veterinario in loco insieme riusciamo a darti una mano. Ecco, perfetto. Poi ci sono delle Ben volentieri. Esatto, ci sono delle fotografie. Ecco, qua ci sono delle belle macchie nere con pigmentazione circolare, quattro bassotti 4 anni fa hanno presentato malassezia alle orecchie, trattati tutti ok. Da 3 anni presentano queste macchie, tutte sulla parte posteriore del corpo, verso la gamba, sulla pancia. Fatto vedere la veterinaria di fiducia, chi dice che è il sole, però a lei sembra che aumentano o diminuiscono. Ma non saprei, diciamo che bisognerebbe fare qualche indagine un po' più approfondita, ecco. Poi dalla foto non è che riesco a capire tantissimo. Esattamente. Ascolta, ma se io clicco su questo schermo qua mi si allarga tutto. Ah, perfetto. Sì, ok, ma lo riesci anche a vedere. Ok, sì.
Ecco, questa è una domanda veramente da $1,000,000. Maila Baldini chiede perché colpisce molto spesso una o due zampe, di solito anteriori, e quindi esclusa la causa alimentare, quale terapia locale usare? E questa però l'hai già risposto. Sì, in realtà abbiamo una risposta da $2,000,000, cioè le zampe anteriori nel cane affetto da dermatite atopica sono tra i siti maggiormente colpiti. Infatti nei criteri di Favreau per la diagnosi della dermatite atopica spesso viene richiesto se sono colpite, o meglio, viene richiesto che siano colpite le zampe anteriori. Quindi abbiamo più prurito, più leccamento, maggiore umidità, di conseguenza maggior proliferazione del lievito. Perfetto, benissimo. Usare farmaci come rimedi naturali, che tu conosca, che funzionino effettivamente? C'è questa lattoferricina, che comunque è un peptide antimicrobico ed è qualcosa che viene prodotto dal nostro organismo. Aspettiamo gli studi, poi le cose in vivo, ma in vitro funziona. Funziona bene. Giulia Faslo chiede: quali problemi può portare una diagnosi sbagliata di malassezia con successiva terapia? In caso di causa alimentare, sono le proteine o i cereali i responsabili? Ok, allora una domanda per volta. Diagnosi sbagliata? Dipende che terapia viene utilizzata. Se viene utilizzata la shampoo terapia, mal che vada avete il cane un po' più pulito, ma non smetterà di avere problemi. Però considerando che spesso c'è anche la clorexidina all'interno di questo shampoo, una mano comunque la dà. Se invece viene utilizzata una terapia sistemica a base di itraconazolo, se il dosaggio soprattutto non è assolutamente attento e non vengono monitorati gli enzimi epatici prima e durante, si rischia un sovraccarico del fegato, e anche dato a 10 mg chilo ci sono stati casi segnalati di vasculite, quindi cose abbastanza importanti. Per quanto riguarda gli agenti causali, diciamo, le cause dell'allergia alimentare, in primis le proteine e poi i carboidrati. Certo. Allora, tra l'altro Giulia Fasolo è qui con noi, quindi la vediamo. Può esserci malassezia con prurito, ma senza odore maleodorante? Sì, certo, assolutamente. Okay. Specialmente all'inizio. Ok, Antonella De Preci dice che addirittura il suo orecchio è rimasto accartocciato, ma può rimanere accartocciato per la malassezia addirittura? No, non credo che sia rimasto accartocciato, perché il prurito ha causato un noto ematoma e poi credo. Sì, appunto, immagino. Ovviamente non si può notare il colore diverso dell'unghia se ha un'unghia nera. Magari una sfumatura, è un po' più complicato. O magari diventa un pochettino più rossiccia. Sì, esatto, una sfumatura di rosso. Esatto. Oh, Cristiana Alisonno, inizio con le domande. Ozonoterapia con il getto d'aria indirizzato direttamente sulla zona interessata, tipo tra le dita o anche direttamente dentro all'orecchio. Può essere una buona terapia per combattere la malassezia? Dunque, non mi pare ci siano studi in merito, quindi ti direi di no. E quando potete usare le salviette, le goccine, non vedo perché usare l'ozono. Perfetto. Cristina Bruni, sì, rimane registrata, quindi non c'è problema. Per la prevenzione è importante anche seguire un'alimentazione particolare? Solo se l'animale è allergico a quello che mangia. Qua si parla di barba papà. Ok, Gabriella Turca, con cause alimentari, glutine per esempio? Nulla di evidente dal punto di vista scientifico. Mi pare che il setter inglese abbia un'intolleranza al glutine, ma per quanto riguarda le reazioni avverse al cibo, quindi le comunissime allergie alimentari, il glutine non è proprio considerato. Oh, Gabriella Raiola, salve, è importante anche un'alimentazione senza lieviti o non c'è correlazione? Allora, io so di qualche essere umano che fa questa cosa. Negli animali non mi risulta che ci siano questi studi. Però io conoscevo persone con dermatiti del genere che eliminavano completamente i lieviti e secondo loro guarivano, poi non so esattamente come andava. Certo. Non è il mio campo. Paola Nespoli, quali sono gli esami da fare per capire quello che c'è sotto? Quindi, ok, un trial diagnostico per le malattie allergiche, prendendo in considerazione dalle malattie parassitarie, escluse le malattie parassitarie, una dieta ad eliminazione di 2 mesi per escludere l'allergia alimentare mentre trattiamo le sovrainfezioni e le sovraccrescite da malassezia, e poi la dermatite atopica da valutare a fine dieta. Perfetto, scusate, stavo bevendo. Oh,
Gaetano Sasso, la malassezia è presente nell'orecchio come primo sintomo, è un odore sgradevole perché il mio cane ha sempre un'apparente infiammazione che non riesce a guarire. Non basatevi sull'odore, basatevi sulla citologia, perché il cattivo odore è portato anche dalle infezioni batteriche. Quindi se voi trattate, è vero che in quasi tutti i prodotti c'è anche un antibiotico, c'è anche un antinfiammatorio, però un cattivo odore di per sé non vuol dire malassezia. Anche gli acari puzzicchiano nelle orecchie, mica male. Ok. Complimenti, grazie per la spiegazione, è davvero molto chiaro e preciso, Lisa Personè. Ah, questa è una collega. Molto bene. Grazie a te. Allora, Roberta Bugno, quali sono le allergie alimentari che potrebbero causarla? Pollo, solo proteine animali o altre cause tipo mais o altro contenuto nelle crocchette? Ok, allora diamo una risposta più ampia. In un cane in cui si sospetta un'allergia alimentare, tutto quello che il cane ha mangiato fino al giorno in cui si inizia la dieta d'eliminazione è possibile causa di allergia. Quindi sia il pollo, che le proteine animali, che il pane, che il parmigiano, che tutto quello che ha mangiato. Tutto. Compresi i cosini dei denti, i premietti. Ecco, esatto. Consideriamo tutto quello che ha messo in bocca. Tutto, tutto. Ok. Timita Persiana Carlin, vabbè. Buonasera, cane Carlino, femmina 7 anni, alimentazione casalinga fatta da nutrizionista, otite okay. Da malassezia curata con terapia mensile, nonostante le cure non si riesce a risolvere. E bisogna vedere se l'alimentazione casalinga formulata dal nutrizionista contiene sostanze che possono dare allergia o se invece non è un allergico alimentare ma una dermatite atopica e quindi un'otite causata da quella patologia. Maria Teresa Toncelli, la terapia con CytoPoint ha dato buoni risultati, dando alla pelle la possibilità di recuperare. La presenza di lievito di birra, soprattutto negli integratori, può aumentare la presenza di malassezia? Dunque, la terapia con CytoPoint blocca il prurito, quindi sicuramente se l'animale smette di leccarsi e di inumidificare ogni parte del corpo, sicuramente il lievito fa più fatica a proliferare. Sul lievito di birra no, non ci sono indicazioni. Giorgia Cannella, la malassezia non curata può portare a infezioni importanti da una zampa tale da farla zoppicare? Mi è successo più di una volta. Okay. Hai un consiglio su serviette specifiche? Sì, posso fare nomi di ditte? Allora, vabbè, vi dico, più che la ditta vi dico il prodotto, si chiama, vi faccio lo spelling, Como Livorno X Wipes. Ecco, scusate. Prego. Cosa usare localmente negli spazi interni digitali? Nome del principio attivo per la salvietta. Allora, le CLX Wipes che contengono clorexidina e climbazolo, che è un antifungino. Ricordiamoci che queste sono terapie per cani con problemi. Certo, non usatele se non serve. Esatto. È un bulldog francese, va bene. Basta solo la parola. Ecco, perfetto. È una garanzia. Manu Macis, un veterinario anni fa per la malassezia alle orecchie della mia maremmana mi aveva suggerito di fare dei lavaggi con una soluzione 50% acqua e aceto di vino bianco. Effettivamente era migliorata. Cosa ne pensate? Che è assolutamente corretto perché l'acidificazione della cute uccide il lievito. Perfetto. Anche qui, attenzione. Ok, la lattoferricina si trova in commercio. Ah, però perdonami, però l'acqua non evapora, quindi è meglio usare prodotti specifici. Ok. La lattoferricina si trova in commercio per uso veterinario, ha anche altre azioni? Allora, non mi risulta, forse c'è un detergente otologico che la contiene, ma devo verificare perché non è un prodotto che utilizzo regolarmente. Ok. Malassezia ricorrente nella mia segugia... mangia ipoallergeni, meglio provare la dieta diversa, può ripetere per favore la sua dieta da usare CLX Wipes. Esatto, no, per quanto riguarda, non è tanto una questione di dieta diversa, bisogna capire se il percorso per la diagnosi è corretto. Ipoallergeni, allora, non è un prodotto recentissimo, però non è che non funzioni negli animali allergici, ma magari il cane ha un altro problema. È possibile che un'allergia ambientale alle graminacee si manifesti anche a livello alimentare mangiandole? Sì, sì, sì. Comunque venga introdotto l'allergene da fastidio. Poi tra l'altro ci sono anche delle cross reazioni, cioè se c'è un'allergia
anche delle prostrazioni a livello alimentare, o sbaglio? Okay. I toilettatori come potrebbero accorgersi della malassezia? Allora, il cattivo odore non fa testo, no? Dovreste avere viene portato un cane, questo è stato diagnosticato la dermatite malassezia e vi viene chiesto di lavarlo con questo shampoo specifico, ad esempio. Ok, non ci sono problemi per la toilettatura? No, no, assolutamente, non è neanche contagioso. Esatto. Non rimane lì. Ecco, questo, forse magari la domanda era quella per quello. Sì. Oppure se una persona non si accorge, il proprietario non si accorge, come il toilettatore può consigliare? È difficile che un toilettatore vi dica che il cane ha una dermatite malassezia se non l'ha vista. Ecco. Cioè, no, intendo. Vi dice che il cane puzza, ma lo sapete già quando glielo portate. Ecco, Maria Rosa Balbi, nella mia Carlina è molto colpita la piega del muso, spesso è arrossata e oramai ha l'alopecia che si vede solo sollevando la piega. Metto schiuma di Roxanne per pulizie, skin gel, ossido di zinco per tenere asciutto. Cosa posso fare ulteriormente? Il pelo non ricrescerà più? Abbiamo capito, grazie a dieta privativa, che è allergica ad acari e graminacei. Allora, beh, io utilizzo quelle salviette di cui vi ho parlato, ma poi, vabbè, di Roxanne non è sbagliato, l'ossido di zinco neanche. Il pelo dipende quanto è lesionata la cute, però se i follicoli sono mantenuti, il pelo prima o poi ricrescerà, ammesso che abbia lo spazio fisico per ricrescere, e se avete capito che è allergico alle graminacee vuol dire che la dieta l'avete fatta bene e che non ha risposto alla dieta. Probabilmente dice che non ha ancora il problema, ecco, questo è il discorso. Oh, che pensiero hai sulle crocche idrolizzate? Domanda che fa forse un ottimo prodotto usato per il tempo necessario. Bluebet, quali sono i primi segni clinici, proprio i primissimi? Prurito e cattivo odore. Eritema. Ok. Il mio cane in un anno ha avuto 3 episodi di otite con malassezia, i primi 2 gravi, ultimo con livello di malassezia ritenuto molto basso la protezione. Nel frattempo avevo cambiato dieta, passando a solo secco e ultra ipoallergenico. Il problema è che non riusciamo a somministrare le gocce otologiche che nell'orecchio, anche quelle da usare nel weekend come mantenimento. Alternative? Allora, dunque, non mi è chiarissimo. Adesso ha cambiato dieta, quindi dobbiamo capire come risponde alla dieta. Le gocce nell'orecchio, se non potete usare quelle da usare nel weekend come mantenimento, dovreste utilizzare un prodotto che può essere applicato e lasciato lì un mese. Uno di quelli che contengono la terbinafina può stare lì tanto tempo. Pastore tedesco, 10 anni, ho provato di tutto ma non si risolve. Ora sta facendo dieta casalinga con riso, carne di maiale e verdure. Allora, il riso non è amico delle diete ad eliminazione. Esatto. E carne di maiale dipende che cosa ha mangiato prima, ma potrebbe anche non essere un allergico alimentare. Questo è un cane che va visitato e bisogna ricostruire nella storia con precisione e poi si può affrontare il discorso. Certo. In caso, il dottor Ortalda, se andate nella sua presentazione, quindi finita la serata, andate sul sito, vi registrate e scaricate la presentazione che è già presente sul sito, ci sono tutti i suoi riferimenti ovviamente. Intanto sì. Continuate a commentare con Bluebet, perché ovviamente c'è anche l'estrazione da sorpresa. Questo certo. Comunque diciamo che la Piemonte e la Liguria sono coperti. Esatto. Ma poi sì. Lui spazia. Allora, sì, anche perché adesso poi finisco di fare le domande. Cristian è estremamente disponibile, quindi aiuta anche i colleghi, quindi se voi avete il vostro medico di riferimento, lui può sì, collaborare sì. Anche online con il vostro medico. Certo, assolutamente. Sì, sì. Anzi, è ben apprezzata questa cosa. Quale detergente per utilizzare con regolarità per la pulizia delle orecchie del bulldog francese? Prima che diventi un problema. Che allora, tutto degeneri. Diciamo che si possono utilizzare dei prodotti, ad esempio ce n'è uno valido che contiene clorexidina allo 0,15%, che quindi non è tossica per l'orecchio, anche se avesse il timpano perforato, 1-2 volte a settimana. È un po' come noi quando ci laviamo le orecchie, voglio dire. Esatto. Magari un po' più di 1-2 volte a settimana. Però speriamo. I puristi che non si lavano. Esatto. Okay. Paola Nespoli, una volta guariti dalla malassezia nelle zone colpite restano segni sul pelo? No, la pelle diventa inizialmente più scura, poi torna del suo colore e il pelo riprende a crescere normalmente. Nessun Domanda segno. Bellissima.
Nicola Sant'Antonio, può l'acqua contenente cloro, quindi quella del treadmill, essere un fattore predisponente? Quella che si usa Beh, l'acqua è un fattore predisponente, che contenga meno cloro. Ok. Porta un'umidità pazzesca. Chiaro. Rossella Ventra, aggiungo che la diagnosi principale è stata gastroenteropatia cronica. In base ok, ok. Oh, quando il prurito diventa patologico, il prurito è sempre sintomo di qualche problema o semplicemente annoiato? Allora, diciamo che per quanto riguarda il cane, il prurito associato a stress o comunque un prurito comportamentale ha tendenzialmente un'unica manifestazione clinica che è la dermatite acrale da leccamento, cioè aspetta che inquadro, il cane lecca qui. Tutto il resto è allergia. Poi patologico dipende da quanto il cane, dalla qualità di vita dell'animale. Però un cane che si lecca le zampe fino a zoppicare è patologico. Un cane che scuote la testa fino a farsi venire un otto ematoma è patologico. Un cane che si gratta, diciamo, 2 ore al giorno è comunque patologico. Certo. Un cocker con malassezia ora ha un cucciolo di 5 mesi. Può essere contagioso? No. No? Molto bene. È sempre un piacere seguire i vostri webinar, grazie mille. Usando crocchi ipoallergeniche si elimina la possibilità di allergia alimentare, quindi si abbassa il livello di eventuali alti livelli alti di lieviti? No, usando crocchette ipoallergeniche si elimina, si cerca di eliminare la causa dell'allergia alimentare e con essa la dermatite da malassezia, che è una conseguenza dell'allergia alimentare. Certo. Lei ha risolto, la signora Ungaro ha risolto con le otiti grazie a una dieta casalinga studiata da nutrizionista. Ecco, questa è una cosa importantissima, la dieta casalinga va bene, ma deve essere fatta da un professionista. Bilanciata. Esatto. L'allergia ad acari e graminacee rientra anche nell'allergia ambientale, perché a livello di cibo è quasi un anno che la mia carina non mangia nulla che possa contenere acari e graminacee. Dunque, tutto ciò che è presente nell'ambiente riguarda l'allergia ambientale. Quindi se il suo cane è allergico agli acari, lei non potrà mai eliminare gli acari dall'ambiente. Quello che può fare è desensibilizzare il cane con l'immunoterapia. Quindi non dare niente da mangiare al cane che contenga graminacei o acari è una goccia nel mare per la gestione della dermatite atopica. Perché voi dovete... ovviamente non si può cambiare l'ambiente dove vive l'animale, bisogna modificare il sistema, la risposta immunitaria. Perfetto. Le salviette si possono usare per molto tempo? Ma io le faccio usare tutti i giorni quando sono situazioni gravi, anche per un mese, e poi comincio a scalare, e poi se ne hanno bisogno io le faccio usare anche, non lo so, quando tornano dalla passeggiata, invece di mettere il cane e le zampe del cane nell'acqua, preferisco un prodotto che evapora e disinfetta. Certo. L'utilizzo di gocce Oto, intendo Mitex e Surman, può aiutare in caso di sovraccrescita di questo lievito in caso acuto? Assolutamente sì, perché contiene un prodotto azolico, in questo caso che però va applicato, se non sì, il Surman va applicato ogni 12 ore. Quindi sì, certo, assolutamente. Roberta Bugno, l'unico modo per individuare l'allergia alimentare dopo una dieta ipoallergenica è introdurre un allergene per volta e vedere se si scatena la malassezia di nuovo? Ma allora, in realtà potreste semplicemente ridare al cane quello che mangiava prima e vedere se c'è una ricaduta. Poi gli ridate la dieta ipoallergenica e se c'è una ricaduta avete la conferma, o meglio, scusate, una remissione, avete la conferma che il cane soffriva di allergia alimentare. Se volete sapere qual è la causa, dovete riprendere la dieta ipoallergenica e somministrare un alimento per volta per 2 settimane e vedere quello che succede. Benissimo, abbiamo finito le domande, quindi vuol dire che possiamo fare, c'è il friccicorio, bisogna fare, possiamo fare l'estrazione, allora, adesso ne stanno arrivando delle altre ovviamente, però prima condivido lo schermo e facciamo il giveaway tool, così almeno vediamo chi ha vinto, perché siete tutti qui che state friccicando. Per vedere questa cosa c'è, aspetta che lo facciamo più grande perché sennò non lo vediamo. Pronti via? Ok, andiamo a vedere. Vediamo chi vince. Questa sera non ho commentato come Bluvet, per cui non può vincere Bluvet. Mara Gervasoni, Ale! Buonasera, finalmente Mara, molto bene. Tu ci segui da un sacco di tempo, sono contenta che...
contenta che abbia vinto lei. Mara, sulla pagina Bluvet, ovviamente come messaggio privato, scriverai dove dobbiamo inviarti la sorpresa fisicamente insieme al tuo indirizzo di posta elettronica e il telefono, così almeno il corriere può venire a spedirti qualche cosa. Andiamo avanti. Cristiana Lisonno. Le salviette si possono usare anche per pulire le orecchie o per le zampe o le zone esposte all'aria. Attenzione, perché qua mi sa che stanno confondendo il fatto che queste salviette possono essere utilizzate sempre. Le salviette servono per le pieghe e gli spazi interdigitali. Le orecchie le utilizzate i detergenti e i prodotti indicati. Okay. Non sovrausatele, usatele solo se vi viene indicato dal veterinario. Ecco, questo è importante. Pitbull, 10 anni, che si gratta la zona del collo 2 volte al giorno. Potrebbe essere segnale di stress o di allergia alimentare? Un po' poco, 2 volte al giorno. Okay. 2 volte al giorno è proprio poco. È normale, forse. Anch'io mi gratto 2 volte al giorno. Sì, io mi gratto anche di più ogni tanto per la pulizia delle orecchie. Uso Otoact 3 volte alla settimana per la pulizia quotidiana delle zampette e cortiche. Sbaglio? No. Dunque, l'Otoact contiene squalene, che è un ceruminolitico molto potente. 3 volte alla settimana forse è persino eccessivo per un mantenimento. Il cortipet, io sapevo che c'erano delle pelle, delle gocce. Non so esattamente con cosa pulisca le zampe come cortipet. Se può aggiungerlo, lo verifico. Ok. Mara Gervasoni, finalmente, sì, veramente, per cui c'è speranza per tutti, continuate a seguirci, perché ogni tanto qualcuno, mannaggia. È possibile utilizzare sempre le salviette con clorissina per disinfettarle? Ogni volta rientrata dalla passeggiata abbiamo un effetto contrario troppo aggressivo? Sì, è troppo, ogni qualvolta rientra dalla passeggiata è troppo, se il cane non ha una dermatite, una volta alla settimana va bene. Certo. La Frenchy dice che non ha capito se la malassezia dipende solo dalle allergie alimentari, in realtà no, però quando la vai a vedere poi te lo riascolti da tante cose. Come? Da tante cose, esatto. Le salviettine con clorexidine intendeva pulire le zampette, sì, appunto, no, sì, va sì. Bene, okay. Troppo, esatto. Cortipet schiuma, dice Daniela. Ah, sì, ma mi risulta che cortipet siano solo acidi grassi essenziali, quindi male non gli fa. Perfetto, ok. Luciana Petruzzelli, il mio barboncino ha problemi da ottobre a dicembre, ogni anno. Fa tamponi prima e dopo la terapia, mi hanno detto che è atopico. È corretto? È corretto se hanno fatto la diagnosi di dermatite atopica, sicuramente. Però se questo è l'iter, forse no. Ecco, se ha problemi da ottobre a dicembre, sì, probabilmente sì, perché c'è una stagionalità precisa. A questo punto dovete identificare gli allergeni e desensibilizzarli. Perfetto. Va bene, abbiamo finito le domande. Siamo anche in tempo fantastico, sono le 10, quindi abbiamo finito in tempo veramente tanto. Ok. Allora, la settimana prossima, ricorda tutti che siamo qui il giovedì, ma a luna a pranzo, mangiamo insieme, perché c'è un cambio per questa dottoressa, c'è un cambio di orario, per cui non ci tradite, venite a vederci a luna, e si parlerà di un argomento interessantissimo, perché parleremo di una guida al pronto soccorso, proprio quello che deve fare il proprietario nelle situazioni di emergenza, quindi è proprio un webinar pratico, sarà veramente molto interessante. Cristian, io ti ringrazio tantissimo e il dottor Ortalda farà un'altra mega super diretta sulle neoformazioni, quindi tutte le volte che ci postate le foto con la crosticina, il pezzo, questo, che cos'è? Ecco, ci farà una lezione su quello, quando allarmarci e come riconoscere delle cose da portare immediatamente oppure con calma dal veterinario, va bene? Grazie a tutti. C'è un mare di grazie e di complimenti, bravissimo dottore, molto bene, una buonanotte Cristian e grazie ancora per essere stato così sempre esaustivo e chiaro per tutti. Buonanotte! Buonanotte.